meno 1 alla sfida del Franco Scoglio. Poche ore al ritorno in campo di un rivoluzionato Messina che nella settimana che si chiuderà coi 90 minuti contro il Gela ha cambiato equilibri all'interno dell'organico e già domani potrebbe giocare con un 11 notevolmente diverso rispetto a quello visto nelle prime tre uscite. Bruno prima, Maiorano, Rosafio e Ragosta poi, in attesa di sviluppi anche in chiave juniores con il 99 Polito e il 98 Sgueglia ancora alla finestra, hanno fatto sì che il tasso tecnico dei biancoscudati aumentasse notevolmente, regalando abbondanza di scelte, soprattutto over, ad Antonio Venuto. I tifosi giallorossi che assisteranno al quarto match stagionale probabilmente vedranno già all'opera qualcuno dei volti nuovi, Bruno e Rosafio su tutti. Ma adesso il peso della sfida contro il Gela dell'ex Pippo Romano passa quasi per intero proprio sulle spalle del tecnico. L'allenatore giallorosso dopo Cittanova aveva già espresso la possibilità di fare un passo indietro, un sacrificio per il bene del Messina, ma la bomba lanciata nella conferenza post partita è subito rientrata a inizio settimana. Questo però non cancella né i colloqui avuti con la dirigenza né i 3 KO contro Portici, Nocerino e Cittanovese, due dei quali in trasferta contro formazioni sulla carta più che abbordabili. Venuto ha detto di non volere che il sogno di allenare la biancoscudata si trasformi in un incubo e già domani arriva un banco di prova decisivo per scongiurare quanto dichiarato. Il fantasma di Feola, contattato dalla società e candidato numero 1 per l'eventuale sostituzione sulla panchina del Messina, continua ad aleggiare in riva allo stretto e probabilmente soltanto una vittoria contro il Gela domani potrà scacciarlo una volta per tutte, dando nuova serenità ai giallorossi e al tecnico messinese.